E se al posto di Maga Grande ci fosse un Maga Piccolo? Bentornati ragazzi nel mondo virtuale Official Channel! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, quello vero, e lui è Dalm. Bene, oggi abbiamo un What If e un Maga Consiglio Nuovo. Senza nulla togliere al Maga Piccolino, ma... diciamo che l'intro è già meglio così. Comunque, commentate, condividete, mi piacciate questo video. Oggi Maga consiglia relativo ad una nuova opera di Chip Zdarsky. Eh sì, oggi abbiamo Chip Zdarsky, è un impronunciabile per me, e Pasquale Ferri, quelli almeno è facile, e hanno creato un nuovo What If, Spider-Man l'ombra del ragno. E devo dire che mi ha colpito, cioè è stato bello. Abbiamo qualcosa da dire sul lato artistico, ma ve ne parleremo tra poco. Esatto, una nuova opera, ricordiamo che il buon Chip, perché per noi amici e comuni lo chiamiamo sempre Chip, non è la prima volta che mette le mani sul ragno, ha già partecipato ad una serie una decina di anni fa relativa a The Spectacular Spider-Man. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ha messo le mani su quel grandissimo fumetto che è stato Spider-Man Storia della mia vita, e quest'anno torna con una nuova opera in 5 parti dedicata sempre all'uomo ragno, però con l'invasione di un qual certo simbionte. Allora, intanto la roba più brutta del volume è la copertina. Sì. Cioè, veramente la copertina potevano... È più bello il retro. Sì, ma in fondo ci sono tantissime copertine per celebrare il volume. Qualsiasi di questa... qualsiasi di queste erano boh più belle. Comunque, detto questo, la storia per fortuna è molto bella. È... una domanda semplice: cosa sarebbe successo se Peter Parker si fosse tenuto il costume alieno, quello preso su Guerre Segrete, eccetera, eccetera, eccetera? E ce lo spiegano qua dentro con un bellissimo What If, e questo What If è l'esempio lampante di come dovevano essere i What If anche nella serie TV della Marvel Studios. Esatto. Perché hanno preso un'idea e l'hanno sviluppata. Esatto, un'idea oltretutto vincente, perché dopo gli ultimi toni della serie regolare relativa al ragno, molto... molto fanciulleschi, molto sbarazzini, diciamo troppo. Così, troppo sbarazzini, qua torniamo con delle tematiche molto più dark, molto più cupe, molto più drammatiche, perché troviamo un Peter che man mano che la storia scorre si rende sempre di più alla mercé del simbionte, il simbionte prende sempre più parte e coscienza all'interno di Peter, e qua Peter a un certo punto se ne accorge e qua scattano i melodrammi. Sì, allora si fa dare una mano dai Fantastici 4, o comunque va dai Fantastici 4, ma non li lascia il costume, se lo tiene, e questo è stato l'errore, la sliding doors che ha portato a far impazzire quasi il nostro Peter Parker. Quando gli succede una cosa, senza farvi spoiler, perde una persona molto importante nella sua vita, e probabilmente avete già capito di chi si parla, perché è una proprio, è la persona pilastro della sua vita da praticamente sempre, e lui impazzisce, nel senso non si frena più, quindi esatto. Uccide. Abbiamo uno Spider-Man che uccide, che potrebbe essere, potrebbe far sbarrare gli occhi anche a chi ormai è anche, diciamo, nell'ambiente DC Comics, sa che Batman non uccide. In questo caso Spider-Man non uccide, ma uccide, quindi ti resta sempre quel groppone che vedere un supereroe che arriva all'estremo atto. Sì, anche perché non è aiutato neanche dai giornali. J. Jonah Jameson fa uscire sempre sui soliti titoli Spider-Man assassino, eccetera. Peter addirittura si arrabbia con lui, gli distrugge una mano, tipo. Sì, esatto. Ma è bello come si sono evoluti anche gli altri personaggi. Eddie Brock stesso, che diventa un personaggio noto all'interno comunque della continuità di Spider-Man, e prende praticamente il suo posto uccidendolo, quindi anche lì sviluppano lievemente la trama di Eddie Brock, però anche come hanno vissuto, come vivono questa cosa i nemici di Spider-Man, perché erano sempre sicuri che per quanto ne combinassero andavano in prigione, mal che vada, pestati a sangue, ma comunque non uccisi. Qua hanno un bel po' di strizza. Un bel po' di strizza, soprattutto... troviamo anche delle sottotrame, o comunque di sottotesti, un sottotesto molto particolare, che potrebbe essere quello della dipendenza da droghe, sì, perché comunque ciò che vive Peter è questo, e
a un certo punto c'è un click che gli fa scattare qualcosa nel cervello che dice, boh, no, devo fermarmi, non posso più fare quello che sto facendo, devo liberarmi di questo stramaledetto costume. E come lo fa, come ci riesce, lo lasciamo a voi che andrete ad acquistare il volume, perché dopo aver sentito tutta questa parpardella di roba, sto fumetto, se va anche in libreria, è un'eresia, perché comunque... Finalmente abbiamo di nuovo una gran bella storia sull'uomo ragno. Sì, e anche l'epilogo, senza parlarvene, vi mostrerà un ipotetico futuro di come sarebbe stato il mondo della Marvel se appunto Peter Parker si fosse tenuto appunto quel costume lì. Ed è anche intelligente perché è una cosa che è stata ripresa comunque dalla continuity normale del personaggio di Peter Parker, con le dovute precauzioni, con i dovuti cambiamenti, però è stato molto apprezzato. Detto questo, l'unica, secondo me, pecca, nel senso che gli do una sufficienza streminzita, è per quanto riguarda il lato artistico, nel senso che tutto sommato i disegni fanno il loro lavoro, cioè si lasciano apprezzare, anche lo stile diverso che hanno dato a questo Peter Parker Venom è bello, però i volti eccetera, anche alcuni profili, alcune sbarrate di occhi questa in assoluto, e non so, non mi hanno fatto neanche a me. Mi sarebbe piaciuto un tratto molto più dark, molto più, anche qui la storia scritta da Chip è molto drammatica, e questa drammaticità la si nota forse in due o tre vignette ben realizzate, ma nell'insieme effettivamente non rende giustizia, sì, a quello che è la storia. Anche quando vuole fare i volti cattivi, quelli più chiamiamoli, impossessati, non riesce a trasmetterti la cattiveria che dovrebbe trasmetterti questo volume. Però, non brutti, per carità, però, se proprio dobbiamo dire la nostra... Storia eccezionale, disegni per quanto io non sarei in grado neanche di fare un omino stilizzato, quindi comunque complimenti, perché se sei uscito nel volume della Marvel sai fatto suo, anche perché comunque non ha lavorato solo a questo volume, ne ha fatti tanti altri, Thor eccetera, però avrei preferito un altro disegnatore. Per concludere vi lasciamo con quello che secondo noi è stato un tributo vero e proprio alla serie What If, perché Chip Zdarsky ha voluto metterci dentro anche una sorta di richiamo a quello che fu il primissimo in assoluto What If della Marvel. Simbolo spoiler, il primissimo What If della Marvel fu e se l'Uomo Ragno fosse entrato nei Fantastici 4, e quindi qua chiudiamo il siparietto spoiler. Bene, ragazzi, iscrivetevi al canale, attaccate la campanellina, nella descrizione del filmato c'è tutto per acquistare anche il volume e supportarci, seguirci ovunque, e fateci sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e basta, se vi piacciono questi volumi What If, che probabilmente saranno tanti. Esatto, questo è il primo di tanti, speriamo, attenderemo news. Con questo simbolino qui. L'hashtag è sempre Io Sono Un Virtuale, vi ricordiamo lunedì sera alle 20:30 ci sono le nostre live. Su Italia 1. Su Italia no, su Italia 1, YouTube sempre. Ecco, su YouTube parleremo di tante cose sempre riguardanti al mondo dei supereroi. Possiamo già dire che lunedì parleremo anche del film degli Eterni. Esatto, ragazzi. Bene. Ciao ragazzi. Ciao amici.